Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio, sempre con i Mai di Martedì. Nel primo video abbiamo spiegato com'è nata tutto quanto. Sì, com'è nata la squadra. Com'è nata la squadra. Oggi siamo alzati fondamentalmente, siamo in una nuova postazione, in verità siamo semplicemente alzati dal divano, e vogliamo spiegare perché c'è questo sfondo dietro, Matteo, perché c'è questo sfondo dietro e oggi parleremo di che cosa. Questo sfondo dietro non è altro che la bellissima Sila. La Sila è il nostro parco giochi fondamentalmente. E ho voluto mettere questa mappa proprio qui nella sede MDM, in quanto ci piace andare a vedere tutti i luoghi che abbiamo visitato poi nel corso del tempo. Si può dire che qua non ci sono bandierine sopra, ma ormai l'avete completata. Non tutta, ma quasi tutta, o meglio, tre quarti sì, perché comunque la Sila è abbastanza vasta. Veramente okay. È vasta. E niente, come dicevamo nel video precedente, i primi giri erano abbastanza organizzati così, alla meno peggio. Poi che vuoi, col passare del tempo, vuoi l'esperienza, vuoi anche purtroppo degli eventi non proprio piacevoli, abbiamo iniziato a munirci di GPS. Ok. Ed è un attrezzino che noi ciclisti non possiamo farne a meno. Praticamente non si esce se non abbiamo il nostro GPS, che può essere un Garmin, un Polar, qualsiasi marca, è indifferente. Fondamentalmente il GPS cosa fa? Ha la funzione praticamente di andare a tracciare innanzitutto tutte le nostre attività che facciamo durante l'anno. Sì. Quindi dal punto di vista dell'allenamento è fondamentale, perché riusciamo a vedere se ci sono stati dei miglioramenti, dei peggioramenti e quant'altro. Ma la funzione principale, il succo del GPS è quello di tracciare le mappe comodamente da casa, prima di partire, quindi prima di andare sul posto. Voi già sapete più o meno orientativamente quanti chilometri fate. Sì, ci sono delle applicazioni ormai alla portata di tutti. Una tra queste per esempio è Strava, che ormai è conosciutissima. Uh-huh. È l'app principe per quanto riguarda gli atleti, sia di ciclismo, di corsa, di nuoto, comunque. Nel nostro caso nel ciclismo. Quindi si va a scegliere una località. Se non si conosce lo andiamo a tracciare noi, per poi andarla a trasferire sul nostro dispositivo GPS. Una volta arrivati sul posto basta semplicemente seguire lo schermetto, perché ormai si pedala. Sì, si pedala. Vabbè, giustamente. Ci dà da stimolo. E grazie a questo GPS riusciamo a tracciare percorsi veramente sperduti con la massima sicurezza. Quindi anche prima di arrivare sul posto sappiamo quanta salita andremo ad affrontare, quanta discesa, ed evitare speciali inconvenienti come sono successi l'anno scorso, che ci siamo persi sulla neve. Ecco, è stata una bella avventura. La neve purtroppo ha la prerogativa di far diventare tutto uguale. Sì, sì, quindi sì. Quando ti perdi in Sila, io l'ho provato una volta, non mi sono perso, però sono andato... mi sono imboscato, cioè senza... No, è stata quella proprio... No. È stata proprio quella che ci ha fatto sbagliare, perché è arrivato un imbocco di un sentiero, non riusciamo più a distinguere destra e sinistra. Abbiamo visto una discesa, l'ignoranza ha preso il sopravvento. Buttiamoci, da qualche parte arriveremo, una vallata. Verso che discesa, io non me la ricordavo questa discesa, comunque... Chissà dove siamo. Ci siamo spostati di parecchio. Ora, ringraziando Dio, la tecnologia è venuta in vostro aiuto. Sì. Io volevo dire solo due cose. Uno, una volta mi ha raccontato che nei numerosi viaggi, nelle vostre numerose uscite, avete beccato fauna locale. Sì. Se lo dici così siamo un po'... No, fauna locale nel senso che hanno visto sì, che... Sì, vabbè, si trova anche quella. Giustamente, si trova quella ovunque. No, scherzo, la Sila c'ha parchi, il parco nazionale, c'ha praticamente dei boschi, dei sottoboschi suggestivi molto molto belli. Nel frattempo lui fa suonare... No, è lui che sta prendendo il segnale. Sempre fermo. Sì. E giustamente... Tra tutta questa boscaglia, erba, pini di ogni tipo, avete beccato... Una famiglia di caprioli. Ecco qua, ecco. Io voglio fare una domanda adesso a chi ci segue, ok? Boh, non so se erano... Sono sincero, non so se erano caprioli o cerbiatti, non lo so perché si volava, ragazzi. Ci sono passati davanti, eravamo tipo a 50-60 km in discesa, quindi ti lascio solo immaginare... Che cosa poteva succedere se... avesse comunque preso qualcuno sotto. Poi comunque parleremo anche dei dispositivi di sicurezza, certo, questo è molto interessante. Certo. Ora volevo rivolgere la domanda a voi: quanti di voi possono dire di andare in bicicletta e aver visto una famiglia di caprioli che ti attraversa, o di cerbiatti, insomma, che vi attraversa la strada? Beh, penso pochi. Pochissimo. Fa capire la bellezza dello sport che fanno loro, proprio rimanere a contatto, pieno contatto con la natura. Ma non solo quelli, comunque lupi, cinghiali, parecchia fauna. Ecco, là non so quanti dispositivi di sicurezza della bici possano salvare la vita. Diciamo che è più una questione di esperienza, perché sembra una sciocchezza, ma quando pratichi questo sport da tanti anni, come noi siamo quasi all'ottava stagione. E vi auguro di poterlo portare... Ci speriamo.
riesci a captare a terra impronte addirittura di animali, se l'erba è stata calpestata in un certo modo, addirittura le condizioni meteo senza guardare nessun tipo di GPS. Ti immedesimi nella natura a 360 gradi, quindi non solo la fauna, la flora e anche l'ambiente che ci circonda. È una cosa, non è uno sport, è molto particolare in poche parole. Beh, direi comunque, è molto particolare. Direi, ma... Allora, qua abbiamo una scritta, ed è la seconda cosa che ti volevo chiedere, Civonnigam. Ora, nel dialetto calabrese, crotonese, insomma, per chi non è appunto di questa magnifica regione, Civonnigam vuol dire ci vogliono le gambe. Ora, da che cosa nasce questo acronimo, questo detto? Si capisce che comunque è ironico, è un detto, è una citazione che ho inventato diverso tempo fa, non ricordo neanche quando, perché comunque nel corso degli anni è sempre tornato fuori, ed è una citazione che ormai è diventata famosa in tutta la Calabria e non solo, anche in Italia e all'estero, grazie ai social è riuscita a raggiungere anche gli italiani che stanno all'estero. È nata perché? Perché nel nostro ambiente, come in tutti comunque gli ambienti che ci sono sportivi, spesso si viaggia con la mente, no? Io qui, io lì, io salgo, io faccio, io ho la bici più bella della tua, io mi alleno di più, quando in sostanza contano le gambe. Beh. E ciò non vuol dire che io sono più forte di te. È per dire basta chiacchiere, pedaliamo. Ci vogliono le gambe, questo... Mettiti in gioco. Esatto, metti in gioco, questo è il succo del messaggio che ho sempre voluto lanciare. Questo purtroppo è una piaga, penso, di tutti gli sport. Sì, gente sì, che... Io per esempio, voi lo sapete, chi mi segue, io pratico la pesistica, il powerlifting, mi è sempre capitato di trovare persone che... Io alzo 1000 kg di panca piana, 10 quintali di squat, alla fine, all'atto pratico, ok, fammi vedere. E poi ne parliamo, insomma... Sono rivelati per lo più dei chiacchieroni, sì, niente di capita che. Anche a me, visto che pratico anche io la pesistica in palestra, quindi purtroppo questa è una piaga di tutti gli sport. Che poi ne parleremo anche della pesistica e la mountain bike, perché sembrano due cose completamente separate, invece si sposano perfettamente. Io comunque invito sempre, questo video comunque finisce qua ragazzi, io vi invito sempre a seguire gli altri video che usciranno, se ve ne siete persi qualcuno andatelo comunque a ribeccare, questo è il secondo, e penso che questa sia la rubrica settimanale, comunque vediamo poi come ne imposto la programmazione di YouTube, poi la decidiamo all'ultimo. Detto questo ragazzi, io vi invito come al solito sempre a lasciare un like, iscrivervi al canale e naturalmente a seguire anche gli MDM, sì, i Mai di Martedì. Abbiamo due pagine, sia quello ufficiale hashtag Mai di Martedì e se poi volete il mio personale Matthew111, quindi se avete domande, come dicevo anche nel video precedente, qualche sua informazione, consiglio, io sono a vostra disposizione. Ok, approfondimento, noi ragazzi siamo pienamente disponibili a darvele, perché a noi ci piace comunque far conoscere lo sport, certo. Far conoscere il questo. Il obiettivo principale è quello. Far conoscere questo magnifico sport e una realtà sportiva crotonese. Come al solito ragazzi, vi invito sempre a seguirci anche sulle nostre pagine social, su Instagram, in.sport.fit. Ragazzi, detto questo, io vi lascio un buon allenamento di sport e... Ci vanno i gamma, ragazzi. Sempre. Ciao. Ciao.